Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crosta dal pistacchio con crema di ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono, per la frolla al pistacchio, farina di tipo 00, farina di pistacchi, burro, uova, zucchero, lievito, vanillina. Per la crema, ricotta, zucchero a velo, gocce di cioccolato e per decorare latte e granella di pistacchi. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro, la farina di pistacchi, la farina 00, le uova, il lievito e la vanillina. Ed azioniamo il bimby per 50 secondi a velocità 5. Il composto è pronto, avvolgiamolo nella pellicola trasparente e riponiamolo in frigo per almeno 1 ora. Nel frattempo prepareremo la crema di ricotta. Mettiamo all'interno del boccale la ricotta. Lo zucchero a velo. Ed azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 3. Aggiungiamo le gocce di cioccolato ed azioniamo il bimby per 20 secondi, antiorario, velocità 3. Trasferiamole in una ciotola, copriamola con pellicola trasparente e riponiamole in frigo fino al momento dell'uso. Abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso ne toglieremo una parte che ci servirà per fare le strisce e stenderemo il resto tra due foglie di carta da forno. Adesso la trasferiremo in uno stampo per crostate. Bucherelliamo il fondo con i rebbi di una forchetta. Riprendiamo adesso la crema dal frigo. Versiamola sulla base. E livelliamo bene. Adesso stenderemo l'altra frolla per fare le strisce. Abbiamo steso la frolla, adesso formeremo le strisce. Posizioniamole sulla crostata. Spennelliamo adesso il bordino con il latte. E spolverizziamo con la granella di nocciole, di pistacchi. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 25-30 minuti circa. La crostata è pronta. Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Crostata al pistacchio con crema di ricotta. Grazie e alla prossima ricetta!